Concerto bandistico Città di Manfredonia, a capo della quale dal 1999, quindi tantissimi anni, vi è appunto l'acclarato maestro, direttore ed orchestratore Giovanni Esposto. Naturalmente, ecco, un applauso, ovazioni per lui e per tutta questa bellissima banda qui alle mie spalle, la quale si compone di circa 50 elementi, la maggior parte dei quali, se non tutti, veri e propri professionisti della cosiddetta arte delle muse. E prima di addentrarci nel clou di questa magnifica serata, abbiamo qui un ospite carissima che credo conosciate tutti, Essipontina Principe. Essipontina, questi applausi sono tutti per te. Allora, sì, volume al microfono. Essipontina? Non ci sento. Okay. Buonasera Essipontina. Buonasera a tutti. Allora, con quale brano ci delizierai questa sera? Dunque, questa sera si balla, caro pubblico, la canzone di Simona Molinari, In cerca di te. Una canzone che sicuramente il pubblico conosce perché è degli anni 50, ma è stata rivisitata in arrangiamento moderno da questa grande artista Simona Molinari. Benissimo, Essipontina. Allora noi lasciamo che il pubblico ti ascolti, perché abbiamo già detto e premesso che sei molto conosciuta non solo nella piazza di Manfredonia. Grazie. In bocca al lupo. Crepi, grazie. Sulle mani.
scritto come un nome solo in bocca al cuor. T'ho conosciuta ed ora so che sei l'amor, il vero amor, il grande amor. Passo tra la folla che non sa, che non vede il mio dolore, cercando te, sognando te, che più non ho. Sola me ne vo per la città. Passo tra la folla che non sa, che non vede il mio dolore, cercando te, sognando te, che più non ho. Perché noi questa sera ti abbiamo riservata una bellissima sorpresa. Grazie. Il che significa che non eseguirai solo un brano, bensì due. Ah sì? In attesa che il maestro esposto si prepari e quindi si aprano le danze ed inizi la serata. Sì. Quale brano vuoi eseguire? È il brano di Mia Martini, Gli uomini non cambiano. Per la regia è la prima canzone del CD. Benissimo, allora è la prima canzone del CD. Come mai Sifontina hai scelto questo brano? Questo brano parla della violenza, che purtroppo è un tema attuale. Però chiaramente io con questa canzone non è che voglio dare tristezza al pubblico, bensì dare una riflessione per dire basta la violenza, basta tutto quello che succede nel paese, e non solo da noi ma anche in tutta Italia, perché la violenza purtroppo fa male e crea tanto dolore. Benissimo, quindi riflettiamo su una tematica davvero forte nonché dilagante. Se il nostro tecnico è pronto, io direi, Sifontina, che puoi eseguire anche il secondo brano. Grazie mille. Gli uomini non cambiano di Mia Martini, canta Sifontina Principe. Anch'io bambina di mio padre innamorata, per lui sbaglio sempre sono la sua figlia sgangherata. Ho provato a conquistarlo e non ci sono mai riuscita, e lottato per cambiarlo, ci vorrebbe un'altra vita. La pazienza delle donne incomincia a quell'età, quando nascono in famiglia quelle mezze ostilità, e ti perdi dentro un cinema a sognare di andar via con il primo che ti capita e che ti dice una bugia. Yeah.
Grazie veramente. Brava Sicoltina, vuoi aggiungere qualcosa? Sì, innanzitutto vorrei ringraziare il comitato che ogni anno mi dà la possibilità di cantare. Poi vorrei lanciare due appelli perché per me sono molto importanti. Uno lo dico in dialetto e l'altro in italiano. A mezzo corso non ci potete camminare quando a Ken Castan e che scoferza Castender. E hai riscosso tutti questi applausi perché in effetti è così, si continua. Allora, perché da palette a posto? Che ci vuole? Anche dietro da mezzo, quando ma via mezzo zerba frusola, veramente. Quindi chiediamo un po' più di rispetto e un po' più di civiltà, vero? Sì. Poi un'altra cosa che volevo dire, nelle fermate delle circolari ci sono sempre le macchine, non potete metterle assolutamente, perché non solo ostacolate me che sono non vedente e vado col bastone, ma ostacolate anche tanti anziani e tanti disabili che vogliono camminare. Allora, non cristiano una volta, ho pedito tropica, ci niente di quello dentro. Non è possibile, veramente. Allora io vi dico, cercate di rispettare e rispettate soprattutto i disagi degli altri, perché veramente poi succede che avete delle multe dai vigili urbani, quindi no alla violenza e soprattutto no alla mancanza di senso civico. Benissimo, benissimo. Dopo questo appello si continua, ti riaccomodi tra noi, resti con noi? Sì, resto un po', sì, certo. Benissimo. Grazie a tutti, veramente. Grazie a te. Vieni, vieni. Intanto, ecco, grazie ad Ivan, se mi dà una mano. Io chiamerei sul palco l'artefice, il promotore della serata, il maestro, direttore e concertatore Giovanni Esposto, in modo tale da dare il via a questa sedicesima edizione di un'istituzione socioculturale importantissima per Manfredonia, qual è quella del concerto bandistico. Maestro, l'aspettiamo qui. Applausi, applausi. Allora, il maestro Esposto, eccolo qui. Tra l'altro Giovanni, tu hai esordito già giovanissimo, vero? All'età di 8 anni, leggevo nel tuo curriculum. Nei Monelli, l'altro giorno, il giorno 21 abbiamo fatto il ritorno dei Monelli, qualcuno ha visto il ritorno dei Monelli, dopo 40 anni abbiamo messo su di nuovo questo gruppo che fa parte della storia di Manfredonia, con il nostro maestro emerito Lorenzo Il Vorace. Molti di questi fanno parte di quella schiera di Monelli. Grazie a lui, se molti di noi facciamo gli insegnanti, grazie a lui. Giovanni, io non ti rubo e non vi rubo altro tempo perché colgo la tua giusta emozione e quindi diamo il via all'inizio di questa bellissima serata.
l'apertura della quale è segnata da una marcia sinfonica di piantoni, Vita Pugliese. Thank you.
Marcia Sinfonica di Piantoni. Complimenti, maestro. È il momento adesso dell'integrazione invece della musica della banda con il canto lirico. E chiamo qui sul palco il soprano Immacolata Riccardi. Applausi per lei. Immacolata esordisce con una celebre aria, O mio babbino caro, tratta dall'opera appunto di Puccini, Gianni Schicchi. O mio babbino caro. Buonasera a tutti. Thank you.
meritatissimi per il soprano Immacolata Riccardi, esibitasi appunto nell'esecuzione di quest'aria, O mio babbino caro. È il momento adesso di sinfonia tratta dal Barbiere di Siviglia di Rossini. Thank you.
Dalla cavalleria rusticana di Mascagni, intermezzo e preghiera inneggiamo al Signore. Richiamo qui sul palco il soprano Immacolata Riccardi. Thank you.
soprano Immacolata Riccardi, bravissima. Dal barbiere di Siviglia di Rossini, largo al Factotum Figaro. Solista al flicorno baritono il professor Rignanese Orlando. Thank you.
dalla Traviata. Dimmi, maestro. Assolutamente sì, ma era scontato che fossero per lui oltre che per tutta l'orchestra questi applausi. Salutiamo il solista, il flicorno baritono, il professor Rignanese Orlando. Dalla Traviata, coro delle Zingarelle e Parigi O'Cara, canta il soprano Riccardi Immacolata, solista al flicorno tenore il professor Falcone Luigi. Ogni luce il giorno vedere.
dalla Carmen di Bizet, Fantasia dall'opera. Canta il soprano Immacolata Riccardi. Thank you.
Applausi, applausi. Sì. Si conclude la prima parte del gran concerto bandistico Città di Manfredonia, che ribadisco rinnova appunto l'appuntamento in occasione della festa patronale 2015 con la sua 16ª edizione. Ribadisco che la prima parte è, come appunto si è dedotto e si è vinto, dedicata per lo più alla musica lirica. Però quella dell'orchestra appunto è spaziabile dal repertorio leggero, marciabile, lirico e sinfonico. E complimenti comunque al maestro, al soprano e a tutti coloro che sono qui alle mie spalle. Ancora tanti, tanti applausi ed ovazioni per loro. Maestro. Stasera ci emozionerà con la sua voce. Giulia Rita D'Onofrio, lei. Buonasera. Io mi sento inadeguata perché 5 minuti prima appunto di iniziare la parte leggera della serata con il grande Michele Bottalico, di fronte ad entrambi gli artisti mi sento inadeguata in virtù della mia pochezza, però ci provo. Io sono canto da anni, sono autodidatta ed amo particolarmente Mina. Grazie. Questa è per tutti voi, per Manfredonia, per questa piazza gremita e per questo splendido cielo.
quanto sei qui con me, questa stanza non ha più pareti ma alberi, alberi infiniti, quando sei qui vicino a me, questo soffitto viola non esiste più, io vedo il cielo sopra noi e non siamo qui, anche un uomo di Mina, per poi lasciare nuovamente il palco agli artisti. Ragazza mia, ti spiego gli uomini, ti servirà quando li adorerai, soltanto fragili, fragili tu, maneggiali con cura, fatti di briciole, briciole che l'orgoglio tiene su. Ragazza mia, sei bella e giovane, ma pagherai ogni cosa. Oh,
ragazza mia, adesso sai com'è. E l'uomo che non mi porti via e vuoi per me. Presentatrice, e ripartiamo con la seconda parte della serata, concerto bandistico Città di Manfredonia. Intanto i nostri artisti e musicisti si accingono a risalire sul palco. Vi ringrazio per avermi ceduto il palco per 5-10 minuti, onorata. Benissimo. Intanto che loro prendano nuovamente posto, chiamo qui sul palco Michele Bottalico. Intanto che prendono posto, attendiamo che salga anche Michele, perché appunto la seconda parte, quella a carattere leggero per così dire, verrà introdotta dall'esecuzione di un brano dall'artista versatile, poliedrico, quale appunto Michele Bottalico, e Caruso di Lucio Dalla, un omaggio al cantautore profondamente legato alla nostra terra, il quale soleva definirsi amorevolmente cittadino di Manfredonia. E meritatamente questa sera eseguirà appunto questo celeberrimo brano Michele Bottalico. Ovviamente, Michele, richiamo qui sul palco il fautore della serata, maestro, direttore e concertatore, Giovanni Esposto. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti da me e da parte di tutto il concerto bandistico Città di Manfredonia. Diamo inizio alla seconda parte di questa serata.
sulla vecchia terrazza, davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te va che bene sai, ma tanto, tanto bene sai, è una catena ormai, e sogno sangrinde bene sai. Potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica può diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e veri, ti fa scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America, di volte vedi la tua vita come la scia diventa. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi, lui si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Te voglio bene. Grazie, grazie a Michele Bottalico. Ci rivediamo dopo con te, Michele. È il momento della Virgen della Macarena, solista di tromba il professor D'Amato Giovanni. Thank you.
Napoletana con Dicitencello Buie e Nasere Maggio canta il soprano Riccardi Immacolata. Ciao.
Grazie, grazie al soprano Immacolata Riccardi. Serata di grandi emozioni, veramente di grandi emozioni e di grandi talenti. Le emozioni più belle del resto sono quelle che ci regala la musica. E richiamo qui sul palco Michele Bottalico con Tom Jones. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun than anyone. But when I see you hanging about on anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you hanging about, there's such a cry. If you should ever want to be loved by anyone, it's not unusual, this happens every day. No matter what you say, you'll find it happen all the time. Let me wanna do, so wonder what you do. Like I'm just crazy. Thank you.
Love is like candy on a shelf. You want to test and help yourself. The sweeter things are there for you. Baby, I'm telling you, you should have what to do. We're always too prepared to leave. The very best in life is free. And if you want to prove it's true, that's what you should do. That's what you should do. Just step yourself to my lips, to my arm. Just say to open up the door. Just step yourself to my lips, to my arm. You should all that I will fall. Dimmi perché, ma perché, ma perché negli occhi miei non guardi mai. Eppure tu, eppure tu, eppure tu, lo so che bene già mi vuoi. Dimmi perché, ma perché negli occhi miei non guardi mai. Eppure tu, io lo so che un po' di bene già mi vuoi. Accompagniamo con le mani. Spell on me, baby, you the satellite. If you try to see me through the night, I ain't gonna fire, shoot me right. I'm gonna light the radio fight. From the sea to cold like you, to watch the way my all into. So I can't deny the life as you're ever had. What a regular fly. Sex bomb, sex bomb, you're my sex bomb. And maybe you can tell me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb, you're my sex bomb. And baby, you can turn me on. Sex bomb, sex bomb. Bene, bene, Michele, ci rivediamo sempre dopo con te, quindi non ci abbandonare assolutamente. È la volta di un altro brano davvero saturo di emozioni, reso celebre da Villa, quindi insomma avrete capito benissimo di quale brano io stia parlando. Un amore così grande su Arrangiamento per banda del maestro Giovanni Esposto, canta Immacolata Riccardi. Dore
Straordinaria, straordinaria, straordinaria interpretazione, splendida voce. Così come straordinaria sarà l'interpretazione del prossimo brano che si accinge ad eseguire Michele Bottalico. Sulle note di New York, New York, canta Michele Bottalico. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are melting away. Right through the very heart of it, in all New York. I wanna wake up in the city that doesn't sleep and find our king of the hill, top of the list. These little town blues are melting away. Right through the very heart of it, in all New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. Oh, fatevi sentire, fatevi sentire. Oh, it's up to you, New Michele, non te ne andare! No. Non andare via! Resta qui! Vogliamo ascoltarti ancora, vero? Con un medley di Massimo Ranieri! Beh, il pubblico ti reclama. Per la felicità del pubblico. Quindi assecondiamo. Il pubblico va sempre assecondato. Maestro, siamo d'accordo? E allora ascoltiamo ancora Michele Bottalico in Massimo Ranieri. Il maestro ci tiene a dire che non era in programma Ranieri. Rose rosse per te, ho comprato stasera, e il mio cuore lo sa. Cosa voglio da te? D'amore non si muore, non mi so spiegare perché muoio per te. Da quando ti ho lasciato, sarà perché ho sbagliato, ma io vivo di te. Ormai non c'è più strada che non mi porti indietro. Amore, sai perché? Nel cuore del mio cuore non ho altro che te. Forse in amore le rose non si usano più, ma questi fiori sapranno parlarti di me. Rose rosse per te ho comprato stasera. Cosa voglio da te? D'amore non si muore, ma chi si sente solo non sa vivere più. Con l'ultima speranza stasera ho comprato rose rosse per te. La strada dei ricordi è sempre la più lunga,
amore, sai perché? Nel cuore, nel mio cuore, non ho altro che te. Il pubblico si continua, non si smentisce mai.
Grazie, grazie di cuore. Gli applausi tutti per voi. Tante volte ci sentiamo sempre in altre zone, in altre città, e devo dire che la propria città fa sempre un certo effetto. Vedere il calore del pubblico e soprattutto la vostra presenza qui veramente rincuora tutti. Grazie, grazie di cuore. Grazie, grazie a Michele Bottalico, mi unisco alle sue parole e ringrazio naturalmente i qui presenti e questa piazza davvero gremita, così attenta, così presente. Mi rammarica dirvi che siamo giunti in conclusione della serata sull'esecuzione di due arie a cura del soprano Immacolata Riccardi, Cuore ingrato e Fantasia napoletana. Noi concludiamo così. Thank you.
a quello che diceva Michele Bottalico, scusami Giulia, volevo dire che è veramente un'emozione immensa cantare nel proprio, nella propria città, e grazie, siete tantissimi, grazie. Guarda un po' che sto giardino,
Esposto, concerto bandistico Città di Manfredonia, Michele Bottalico ed Immacolata Riccardi, due artisti superlativi davvero, meritano tutti i vostri applausi. Patronale, noi ti dobbiamo molto, la città di Manfredonia ti deve molto, però stasera ti hanno dato molto i cittadini, anche senza sedie, hanno fatto il sacrificio, battete le mani, non è colpa di nessuno, è colpa del fato, diciamo, va bene? Però abbiamo dato la dimostrazione di stare in piedi e di seguire fino all'ultimo la nostra banda e il nostro maestro. Poi voglio congratularmi con Michele e con la soprano, veramente in gamba tutte e due. La presentatrice veramente è formidabile, ha saputo trovare le parole giuste al momento giusto. Mi congratulo, è un bel lavoro. Adesso tutti insieme, un battito di mani forte, più forte che potete. Bravi, questo è il miglior riconoscimento per il maestro di Manfredonia. Va bene? Grazie a tutti.
Siamo pronti alla morte.